Buonasera, popolo di YouTube. Eccole qua le spotlight. Ho avviato un sondaggio sui vari social. Se volete la tier list o una review, cerchiamo di fare una cosa unita. Uscirà un video lungo, abbiate pazienza. Ma sono 30 carte più i 3 reward finali, quindi 33 carte. Fare una cosa breve è impossibile. Non mi va di fare una cosa episodica, una scammata clamorosa. Armatevi di pazienza. Vi metterò in descrizione tutti i minuti in cui parlo di una carta. E abbiate pazienza. Metterò quelle più interessanti, chiaramente, per evitare di farvi perdere ulteriore tempo per leggere altro. E questo è quello che posso fare. Il mio massimo sforzo che posso fare per quanto riguarda questo tipo di contenuto. 30, vedete, 30 giocatori che sono, diciamo, triplette, diciamo, TTO da 30 minuti. E a crescere fino a quella da 60, se non sbaglio. E da 50, 60. Comunque sì, sono 30 giocatori per 6 TTO. Fatevi i conti, scusate, 5. Quindi sono 150 TTO. Allora, Jason Kidd, regà, Jason Kidd, un ottimo rosa. E era forte il diamante, perché comunque all'epoca era uno dei pochi che difendeva. Gli hanno messo Limitless Off, Anchor Hall of Fame, che comunque lo sanno mettere più o meno tutte le carte forti. Soprattutto lo puoi applicare. E tanta tanta difesa, tiro 93, animazioni discrete. Triangle lui corre, anche se non ha Jordan. Però, regà, penso che il rilascio sia comunque marcio anche a Quick, quindi... Qui in tier list non mi sento di metterlo troppo alto. Lo metto fanboy, perché è comunque un giocatore che gasa. E Tobias Harris, per me, anche lui da fanboy, perché Harris è una carta molto molto decente. Ma il problema di Harris è la difesa e non si muove, è molto lento. 86 nel suo ruolo, ossia da 3 o da 4 si iniziano già a vedere gente con 90-95 di velocità. Quindi potrebbe soffrire. Un grande tiratore, non ha regia, non ha handles, non ha iperguida, non lo può neanche mettere. Non c'è da mettergli 30k di cassaforte. Non ha challenger, non ha glove, cioè sta completamente rovinato. Quindi io direi quasi cesso, ma lo metto fanboy per il rilascio, perché è veramente veramente molto buono il rilascio. Mi dà quel vibes da trophy case. Eccolo qua. OG è un'ala piccola con 6.7. Ho avuto il diamante, era molto molto valido. Vediamo un po', potrebbe essere le sue mancanze. Cioè, posteriore lo fai molto buono. Il tiro comunque è messo bene. Non ha gentry, questa è un'ottima. E Limitless è un'ottima. Cioè, non è un'ottima sto cazzo. È un bel problema, secondo me. E, però in difesa è molto solido, perché ha sia i badge, tra cui Anchor, intercettore, minaccia, un sacco di roba. C'è anche rimbalzo, un ottimo 3. E poi le animazioni, c'è il tiro a quick, dovrebbe essere buono. Michael Jordan, comunque si potrebbe muovere. In regia sta un po' così. Non c'ha la cassaforte, a lui gliela metterei, onesto. Però c'ha Klenbeker il primo passo. Cioè, è decente. Quindi 92 di velocità, 94 di stoppata. Questa è un'ottima carta, tra i migliori sicuramente. Sicuramente da sbloccare questo OG. E bello alto in guardia, 6.768 di wingspan. Vediamo come ti sono distribuiti i cartellini. Fast switch, ok. E stats molto molto interessanti. 85 di interna, 90 di stoppata. Molto molto valido, 89 da 3, 70 di schiacciata da fermo pure, buoni rimbalzi, buona accelerazione 90, cioè mette la scarpetta, limite stack-off, posterizzatore, oro almeno, prendi e tira, limite oro, peccato per Agentry, ma non ci porterei palla, questa è il partner ideale per un playmaker che palleggia alla Donol o alla Harden, quindi gli fai fare il tiratore barra lock, perché comunque Clem Soro c'è là, è molto equilibrato, è una bella carta, questa è una bella carta. Mi ricorda. Peccato che non ha gentry, sarebbe stato ancora più forte, sarebbe andato tra i god. Quindi per il fatto che gli manca gentry, che è un badge troppo importante, mi ricorda un po' i trophy case. Tornando a lui invece, molto interessante, perché nel ruolo di PG ci abbiamo veramente comunque un 6.4. Non è proprio basso basso basso. Toccate il body type, se sembra più grosso di quello che è. E 75 schiacciate entrate, è vero, non è uno schiacciatore, regà. Però a gentry comunque gli hanno messo bronzo. È un ottimo lock. Clamps, Glove. Questo è un lonzo. È tipo un lonzo leggermente più basso, con un po' più di attacco. Cioè, è un giocatore interessante. Limite Soro, The Die, Blinders. Cioè, è un giocatore sicuramente interessante. Cassaforte Hall of Fame, Dimer. È interessante, ragazzi. Cioè, va almeno provato. 80 di stoppata. Cioè, è un simil lonzo. È un lock da 1. Lo so. È un lock. So che non schiaccia. Però anche Lonzo Ball non schiaccia, però ha giocato tanto tempo tra i fanboy.
Tifana Full Chicago. Ci potrebbe sta, ci potrebbe sta. Alla Hunter, 7.2 di Wingspan, clamoroso, molto molto interessante anche il body type perché sembra più grosso. Questo ci ho avuto l'anno scorso, abbiamo grindato una carta molto simile, però di ovvero molto più basso. Quindi questo promette bene, 89 velocità, 89 accelerazione, 91 da 3, 85 schiacciate in entrata, difesa clamorosa, anche un discreto rimbalzo per essere una guardia, controllo palla comunque ce l'ha, limeste off oro, posterizzatore oro, off, fast twitch oro, prende e tira Hall of Fame, limeless oro, blinders, e non ha gentrima, è un lock perché ha challenger, clamps, intercettore, minaccio, ball pass e workhorse, glove oro. Peccato un po' mette brick wall, che di solito aiuta ai lock per consumare un po' la stamina degli avversari. Molto solido, tra i più forti di questo drop. Il suo rilascio non è niente male, c'ha comunque Michael Jordan, quindi è un simile Iguodala. Non so se è meglio di Iguodala, probabilmente per rilascio sì, forse è un po' più utile. Però non penso che l'occhi come Iguodala, perché Iggy, se noi parliamo di... Quando voi volete un giocatore che difende, io c'ho sempre in mente Iguodala. Perché stazza difensiva di questo è uno che difende, tutti sopra il 92... Anzi, tutti sopra il 95, perché col coach questi vanno su. Per me un lock deve avere queste statistiche in questo modo, perché c'è lui in giro. Però, sto DeAndre Ayton è molto molto solido, perché comunque Iguodala c'ha il problema che c'ha il rilascio lento, non ha limitless. Quindi sicuramente è più all-around questo DeAndre Hunter. Quindi mi ricorda, sì, un trophy case forte, quindi va sicuramente qui. Le tendenze sono clamorose. Quindi questo è sì, tra i migliori sicuramente del drop. Andatelo a fare. Wes Unseld è un'altra carta molto molto interessante, perché c'è rilascio di Kobe. Rilascio di Kobe e Chicken, 80 da 3. E io questo probabilmente lo beggerei, non può mettere limite, peccato, peccato. Però difesa è solido. Tanto rimbalzo, primo passo, Glenn Breaker. E Anchor Hall of Fame, Brick Wall Hall of Fame, Rebound Chaser, questo coso oro, intercettore Clamps. Molto molto interessante. E tendenze, vabbè, niente di che. Michael Jordan, beh, questo c'ha la base di Kobe, raga. Questo non sella. Commessa probabilmente da fanboy, ma non da fanboy che cazzo è che segue questo Unseld. Sto già tittando su certe sfide. Quindi questo è quello che secondo me è giusto dire di questo questo Unseld. Poi 5, 6, 8 di Wingspan, 96 da 3. È vero che non schiaccia, è vero che non schiaccia, però è molto rapido. Però c'ha poca stoppata, 69, comunque fa 70. Ma regà, il tiro è clamoroso. Cioè c'ha tutti i badge Hall of Fame al tiro. E Clem Breaker è primo pasto. Non ha ancora un intercettore, regà. È un telepass, però regà, cioè, ho visto di peggio. Cioè Michael Jordan c'ha la miglior size up del gioco. E c'è il tiro a quick, Gordon Hayward, mi ricordo, era un bel rilascio. Quick potrebbe girare addirittura bene. C'è l'inner normal, regà, questo... È una bella carta, cioè sembra davvero Steph. È più forte di Steph probabilmente, quello pink che era uscito prima. Sicuramente da fanboy, cioè non lo metto tra i cessi questo. Del Curry fa il fratello, gliela passa al padre, un disastro. È una carta clamorosa. 6-7, 7 di Wiggins, noi sappiamo la CPU di Wiggins è tra le più tossiche del gioco. Lui sì che è un difensore stile Iguodala, 89 da 3. E 98 di schiaccia entrata, che conta un botto stanno, 94 di velocità, 94 di accelerazione, 98 di verticale, c'è anche tanta forza, 84, 88 di interna, raga, un botto, 92 che qualsiasi coach arriva a 96 gli mette della scarpa, fa lock, 94 nella queen, può farne 97, gli potete mettere la scarpa per la stoppata, fa più di 90, c'è anche rimbalzo, limite stack off e posterizzatore off, fa switch off. Al tiro va un po' beggiato. Può mettere Agent 3 perché è un opale, quindi li metti Agent 3, Limitless e The Die e stai a posto. Vale la pena metterci badge. Primo passo off, Handles off, Clambaker off. E poi c'ha Challenger, Clamps, Glove, Minaccia, off, Volpe. Cioè questa è veramente una carta forte. Ci metti Brick Wall. Questo vale la pena beggiarlo. Bella bella carta. Questo è clamoroso su Andrew Wiggins, perché può giocare anche in guardia. Questo in game potrebbe essere più importante anche di potrebbe essere dare più impatto anche di KG. Questo perché in quel ruolo c'è poca roba. Questo è meglio di Julius. Si va a piazzare nella top 3 guardie. Da un certo punto potrebbe anche essere meglio di Carter, perché ha più difesa. Quindi se tu c'è tipo Harden, è meglio mettere lui e Harden
metto Harden, ci metti lui invece che Carter. Carter magari lo metti in un altro quintetto. Se non hai fatto Julius, puoi fare lui. Lui è la carta che fa quello che fa Julius, ma lo fa meglio. E... animazioni discrete, ma lui è un lock. Io lo vedo come lock, non lo vedo come portatore. Lui è un lock. Gli ci alzi gli alli, ci vuole un playmaker almeno alla Donol e lo, un Team Thomas da 3. Lui è l'evoluzione di Iguodala. È clamo. Questi giocatori piacciono a me. Lock da 2, raga, mi fanno volare. Sono le carte che mi piacciono a me. Queste sono le carte che piacciono a me. I lock da 2 sono bellissimi. Sono belli, belli, belli. Guarda le belle schiacciate che c'ho. Questi ci alzi gli alli proprio tutto il tempo. Comunque, l'inner normal. Il rush di Wiggins non è né lento né veloce. È facile da grinnare. Ma più che altro può mettere i badge. Ha giocato, se gioca Julius, può giocare anche lui. Julius è chiaramente un po' più offensivo. Lui è un po' più difensivo, regà. Cioè, regà, i stats parlano da solo. È un 6-7. Con 7 di Winkman, regà. Cioè, questo dà fastidio. Tanta, tanta penetrazione. No, regà, questa è una bella carta. Fidate di me. Questo è buono, buono, buono. Poi, cioè, si potrebbe stupire ed essere... cioè, poi, chiaramente, sta lista la potremo anche aggiornare una volta che le sblocchiamo tutte. Ma al primo impatto non mi sembra niente di che. Evans. Tarik. Tarik 6-6, 6-11 di braccia, clamorosa. Può fare il PG. E... eccoci qua. 87 da 3, difesa discreta, clamorosa, anzi non dire 84 interna per un play. 95 di velocità, però io ho sempre in mente i play alti, quindi quando vedo la difesa non troppo alta, penso a Lonzo Ball, a Magic, quindi non penso al play come play, ma intendo al play messo nelle carte che ci sono nel mercato. C'è Penny gratis, c'è sta comunque... non sei altissimo con 6-6, capito? Devi essere devastante in attacco per giocare come lo sono Donol e Harden. La domanda è, sto coso può essere devastante come loro? Secondo me no, perché gli manca Gentry. Gli altri ce l'hanno almeno oro. Harden ce l'ha off. Donol costa 80k, c'ha limitless off. Questo non è paragone, ce l'ha oro. Però, boh, solo regia e sto limite. Questo è un trattore andando dentro. Però c'ho 85, non c'ha manco tipo 98, che dici? C'ha le schiacciate con le base. Trey Young... non lo so, raga, non mi sembra un demone. Cioè, è una carta normalissima. Ce ne sono tante così. Non mi sento di dire, oddio, è uscito sta carta, non vedo l'ora. E... mi tocca andare. Mi tocca andare. Non è un difensore, però in game ho letto che è grosso. Sì, 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 è un'ottima carta, chiaramente. Mi ricordo, sì, sicuramente va a livello dei trofi. È tra le migliori che si possono sbloccare sotto Rick Evans, però non mi aspetto troppo, cioè. Lo premio, comunque lo metto nel gruppone delle carte forti. Però niente, niente, niente di... niente, niente di che. Poi, Chris Mullin. 97 da 3. Non può mettere i badge in penetrazione. Questo è un problemone in questo gioco, secondo me. Però Clemson of Fame. Tanto, tanto tiro a Gentry off. Il rilascio a Quick, non so come sia, le size up rivedibili, però sicuramente uno shooter. E primo passo... carta discreta sicuramente da fanboy, quasi quasi, non è a livello di queste secondo me, è un po' indietro, però potrebbe essere tra le più divertenti da fanboy da utilizzare probabilmente, tra le più divertenti, però non lo vedo a livello di questi 6 che al momento abbiamo messo, questi 6 che sono molto molto validi. Poi rimangono Meyerly pure non era male, se non ricordo male era un 6-6, 6-9, beh siamo pieni di guardie onestamente. Solo 75 di stoppata, tanto tiro. Anchor Hall of Fame, ottimo difensore. Lui di solito è molto tossico. Poca schiacciata, però peccato. Dario Saric a Quick, raga. Questo è un Thomas Toraschi di linea, in che senso? Non è male, non è male questo carta, sicuramente. Ma niente, niente di che. Niente, niente di che. Non ho messo i recessi perché... non so quanti fanboy ci siano nel mondo di Dan Meyerly, però sì, è una carta da fanboy. Trevor Ariza. È interessante quel Ceballos, perché ha veramente tanta entrata. Trevor Ariza e 6-8-6, ottime braccia ragazzi, cioè lui è clamoroso, a volte può anche giocare di troppo, può giocare anche da 4. In difesa è mostruoso, 86 stoppata, li metti più 4, fa 90. C'è anche la rubata, che di solito i 4 o i 3 gli manca la stoppata rubata, che adesso c'hanno 80, 82 di stoppata e magari c'hanno 95 di rubata. Lui riesce ad avere il doppio 90... full 90 in difesa o 95 di scacciata in entrata, raga, questo gioco con Limes Takeoff e posizionatori, i badge più importanti, tra i più importanti nel gioco, off, prende tira off, quindi tira, Limes Oro per una galea piccola e clamorosa, Klembeger,
primo passo, Clemson intercettore, raga, questo è clamoroso. Anchor off, lui è clamoroso tra le carte più complete del set che sono uscite, è un 3, quindi cioè è meglio di, per me è meglio di Cincinnato, di un sacco di carte che abbiamo usato. Linear Pro 3 però fa un po' cacare, se non sbaglio, a Michael Jordan di ribossare, però lui è un 3, un lock, va sulla palla assolutamente, cioè pure post lockdown non gli vanno anche via in post, questo si marca anche un Magic, quello che volete. Lui è grande, grande carta assolutamente, questa è una di quelle carte che potrebbe finire nella categoria God, che qua ce ne metterò solo il Garnet probabilmente, però questa è una delle migliori di queste qua, probabilmente la migliore insieme a OG. Io mi sbilancio, potrebbe essere proprio la migliore insieme a DeAndre Hunter, sono i forse più forti. Clamoroso sto Trevor Ariza, raga, sono contento che è una carta che gasa, sono tifoso Lakers e mi ricordo esattamente quando abbiamo vinto il titolo con lui in campo. Irving maglia Cleveland, penso sia l'anno del titolo se non sbaglio, 97 schiacciare, non schiaccia raga, mi spiace raga, ma quest'anno Kyrie Irving l'anno scorso era più forte, quest'anno non ci siamo, solo di Bossè non è eccezionale. E niente da dire, raga. Non mi sento di dire che è buono. È sicuro, è un opale che va in categoria fanboy. Questo vi fa capire quanto, secondo me, è incisivo questa carta. Perché è un play nano. Ci sono play nani molto, molto più forti di suo. Il meta quest'anno è schiacciare. Quindi, niente da dire. E finiamo con la carta migliore del set. Probabilmente tra le carte al momento più forti del gioco. In my opinion, il buon KG, che è il motivo per cui, secondo me, uno dovrebbe iniziare a fare queste spottere, perché lui è veramente clamoroso, lui è devastante, full 90 almeno in difesa, 85 schiacciato da in entrata, 95, no per contrario, 85 da fermo, 95 in entrata. Voi mettete qualsiasi coach che vi pare dovrebbe fare il takeover del cieco o comunque rimbalzista, gli si alza contro la palla, scarpa a velocità, questo si merita anche i badge. In finalizzazione ci siamo, ce l'ha tutti off o almeno oro. C'è anche questo, io lo alzerei anche ad off. Li metterei Limitless, Agentry, tutta la Lesivery off ball lo metterei, Cassaforte, Endor se volete pareggiarsi. In difesa non serve a nulla, ce l'ha tutti, tra cui Anchor, Box Out, Brick Wall, Clamps. Raga, è clamoroso questo KG. E c'è la Daron Fox, a caso. Il rilascio di Lamelo a Quick con le mani sue, quindi potrebbe anche rallentarlo un po' e renderlo più grinnabile, perché comunque non è facile tirare con Lamelo. Una carta devastante, cioè tutte le schiacciate buone, in difesa è cattivo, e ottimo body type, 6-11, 7.3, può giocare anche da centro secondo me, è clamoroso sto Garnet, è la versione più forte di Garnet mai uscita in questo videogioco, anche più degli Opale, perché degli Dark Matter quando sono usciti di Garnet sono usciti un po' dopo, quindi c'erano dei con questo, è la miglior power four in questo momento del gioco, by far, e tra i migliori centri. Questo è un giocatore che vi durerà tantissimo, quindi io vi consiglio di fare queste spot giusto solo per lui, se avete lo sbatti di farle tutte. Se non ce la fate a farle tutte è un peccato, perché è una carta clamorosa, 10x il cinese che è uscito, lui e Bob secondo me sono le ale grandi più forti del gioco. Lui andrebbe a spotestare il cinese, se non avete Bob fate lui e il cinese, comunque mette clamoroso, c'è la versione Minnesota. Manco c'ha la maglia dei Celtics che mi sta sul cazzo. Mette paura sto Garnet, raga. Sto contento, l'hanno droppato. Ottimo contenuto per la tua, in questo caso una win. Perché lui è veramente clamoroso. Una carta del genere sul mercato l'andreste a pagare veramente, veramente tanto. Lui è una bella carta. Non so che dire, raga. È tutto giusto. Ha tutto giusto. Animazioni, rilascio e badge. Sta tutto pulito. Pulito. Io andrei anche a mettere qualche off, visto che non si può più sniperare per via dei ban. Se avete qualche badge off, metteteglielo e ve lo tenete tutto l'anno. Quindi, regà, spero che la review vi sia piaciuta. Spero che non sia durata tanto, non vi abbia annoiato, ma, regà, erano 30 carte. Vi ringrazio la chat, grazie a quelli che hanno seguito questo video. Cercherò di accorciarlo un po', ma ho i miei dubbi, perché sono stato anche abbastanza veloce. Io segno 42, sì, lo farò diventare, penso, massimo 20 minuti. Quindi raga, grazie mille della visualizzazione, commentino se vuole supportare il canale, mi raccomando, il canale ha bisogno anche di supporto per quanto riguarda commenti e visioni su quello che è stato detto. Arrivederci.